Pronti, benissimo, Tony De Vitali, pronto, la Schola Cantorum anche. Lino? Eh? Lino? No, è Gabardin, ma è abbastanza presto. No, Lino, Lino Banfi, te lo dimentichi sempre. Sempre me lo dimentico. Eccomi qua, eccomi qua. Buonasera, caro Banfi. Buonasera. Bene. Scusate del ritardo, ma mi hanno dato queste coppole. No, queste sono delle coppe. Coppole, sì, appunto, vabbè, d'accordo. Coppola al singolare. Ecco, coppola singolare, d'accordo. Sì. Allora, non sei contento, vedi? Hai visto? Hai visto tu che dici che sei sacrificato? Eccolo qui, premio del tuo riconoscimento. Magari fosse per me. È per te, caro Lupolo. Come per me? Sì, questa coppola è per te. Per me? Sì. Grazie, a che titolo? È un premio letterario. Ma se io non ho scritto mai un libro in vita mia. Sì, lo so, ma questo è un premio, questa coppola te la dà il ministro delle poste e telecomunicazioni. E perché? Per tutte le lettere che ricevi tu in Italia, Lupolo. E beh, che c'entro io se ricevo delle lettere? Che c'entri? Oh, con tutti i francobolli che fai consumare tu, hai sanato mezzo bilancio dell'Italia. Ho capito. Ecco. Grazie, ti ringrazio anche il ministro. E questa coppoletta è per te. Per me? Ah, non è per te. Grazie. È per Jenny. Ma chi me la manda? Rodolfo Valentino. Ma va. Veramente, te la manda il circolo Rodolfo Valentino di Castellaneta, di cui io sono il presidente. Oddio. Oh, mamma, mi sento male. Tu mi dai un po' ai nervi quando ti fai questo risete. Cosa sei tu? Presidente del circolo Rodolfo Valentino. Ma tu cosa ci azzecchi con Rodolfo Valentino? Uè, cosa ci azzecchi? A parte una certa somiglianza, vero? Sì, nelle basette. Vabbè, e poi devi sapere che la nonna di Rodolfo e mia nonna erano due nonne. E quindi siamo parenti. E per te niente coppa? Sì, anche per me. Ah, c'è una bella coppa anche sì. Per te. Ah, ecco qua. Questa... Chi te la manda questa? Da dove questa viene? Me la mandano da Palermo. E chi è? Chi? Me la manda Iddu. E chi è Iddu? Iddu. Ma chi è Iddu? Parla più pieno che qualcuno sentirà. Allora Jenny, vogliamo dare inizio a questa...